Ciao, pare signor papagallo. Niente, stiamo avendo un successo con questo libro, qualcosa di strepitoso, qualcosa di anormale. Stiamo vendendo proprio un dispacchio di chiema, che è nella piscina, nella Thailandia, niente, figli si legge con questo libro, ma più curiosamente il titolo, che questo caminchi nico, non andare a segare mai a cagare nel cazzo. Bene, qualcosa veramente di strepitoso, sono messi in testa, che serve da. Senti, ora praticamente ti voglio citare un altro passo di una certa importanza che ci fa capire alcune cose sull'educazione che bisogna dare a questi piccoli nostri piccoli figli. Dunque, spesso si sente dire oggigiorno una frase che arrivando a 12-13 anni già il ragazzino comincia a domandare al padre, papà, ci comincia a rompere il cazzo, papà, perché non mi ha accanto il cellulare? Come si può rispondere? Cosa si deve rispondere? Penso io con questa maniera. Figli su caminghi nico, bastardo tignoso, con nuda rizzecanuto tutto stoppo, che sei bastardo io che fui io che ti figli. Come spagna mi posso cagare sempre minchia, come con tu spagna il cellulare, ma che spagna a fare, coglione l'alfabeta, ma mi ha il cellulare, ma con cazzo a telefonare, ma con te rispondere, ma con te a chiamare, ma così bello scuolo, agnello, ma così, ma ho fatto la ficcare con lo tuo il cellulare, che se tu mangi, grandissima gioia che ti mette in testa queste cose del cellulare, perché dai magari un cellulare, se è una fabbesa, come è chiesto tutta racchia, come picchia il telefono, ciao sono io, cosa fai, dove stai andando, non fa tempo dopo passi in un buco per dare già a mangiare a sta grandissima vacca, io te telefono con il cellulare, e che ciò vado che fai, fatti la ficcare in culo, tu ita con il cellulare avanti, vado in giovagliare, accanto una bella zappa e te ne vai in campagna, tu zappa lì, schifo. Ciao madre, non l'ho visto, ciao!